futuro è Calabria. Ieri abbiamo ascoltato il presidente Santelli dire anche che lei vorrebbe molto puntare sulla formazione, un nuovo tipo di formazione. Lei ha fatto la battuta, non solo estetisti, ma anche una formazione più a passo con il nuovo mondo, le nuove skill che si stanno ormai sviluppando. La domanda e la formazione non vanno spesso d'accordo, cioè noi prepariamo le persone per fare cose che non servono, mentre c'è tanta richiesta per un tipo di professionalità, ma anche sulla manualità, cioè non lo so, gli elettricisti di qualità, i falegnami di qualità, quelle che aggiustano le cose, non si trovano. E c'è un 30-40% di disoccupazione giovanile, ma queste persone, interrogatevi, imparate un mestiere, fatelo bene, utilizzando le nuove tecnologie. Invece in questa nuova programmazione farete anche qualcosa per far ritornare i tanti calabresi che sono andati in giro a formarsi, creare delle opportunità alla fine? Io non voglio i calabresi di ritorno, io voglio quelli che scelgono di venire in Calabria, che non devono essere per forza calabresi. Quando lo studente se ne vuole andare, è chiaro che mi dispiace, ma io posso dare lezione allo studente e dire non, tu non te ne andare. E quando io so benissimo che andare via vuol dire crescere, viaggiare non è una cosa negativa. Quello di tornare, quello deve essere sempre comunque una scelta. Io vorrei piuttosto essere attrattiva, far venire la gente qua, far conoscere una terra sconosciuta, perché attraverso questa scoperta conosco io la mia terra, perché io devo andare lì, io devo capire prima, io devo indagare per sapere quali sono le cose attrattive, e questo mi dà la possibilità anche a me di crescere.